conoscenze del mestiere del battiloro si hanno circa 2000 anni avanti Cristo tra gli egiziani. Oggi, come oggi, la nostra ditta ha ormai 90 anni, perché nel 1926 è stata riaperta dopo un periodo buio del mestiere, dove erano praticamente scomparsi tutti. Io sono entrato qui nel 76, dopo essermi diplomato, quando mio suocero ha detto vieni a lavorare perché qui c'è tanto lavoro da fare. Allora, noi stiamo chiudendo i buchi dal quarto di foglia, che poi andrà all'interno del pacchetto chiamato forma, in mano a mio papà, e verrà battuto per circa un'ora, un'ora e mezza a mano con dei martelli che vanno dai 3 agli 8 kg. Questo è il pacchetto che è appena stato battuto da mio papà con i martelli a mano. Questo pacchetto contiene tutte le foglioline d'oro appena battute, e adesso noi andremo a tagliare ogni singola foglia e confezionarla all'interno di un libretto. Il mestiere sembra una cosa molto particolare, sembra una cosa faticosa, ma in realtà non c'è niente di faticoso, perché è tutta una questione di tecnica, perché è come si tiene il martello in mano, che deve essere tenuto come una farfalla. Le nostre foglie vengono utilizzate per le tessere del mosaico, per il vetro, per i lampadari, per le icone, anche nella decorazione alimentare. Dopodiché c'è la linea estetica, quindi per il trucco. Qui in Italia di artigiani non ce n'è nessuno, sono soltanto io. Ecco, e in Europa penso che di essere anche in Europa l'unico battiloro artigiano. Io mi sento un artista, perché anche durante il Settecento praticamente il mestiere del battiloro veniva considerata un'arte minore. Con la nostra trasformazione da lingotto a foglia, con tutti i nostri passaggi, il nostro oro diventa sottilissimo, ovvero parliamo di 0,02 micron. Possiamo vedere dalla foglia che si vede la filatura della luce, della lampadina. Questo ci aiuta a capire se quanto grossa è la nostra foglia. Questo è lo scopo del nostro gioco.